Passo la parola adesso a Fabio Nestola, Centro Studi Associato. Prego, dottor Nestola. Grazie Presidente, tento di rimanere rigidamente nei 7 minuti, ma i tempi ovviamente non consentono un'analisi esaustiva di tutti e 6 DDL in esame, quindi mi limito a considerazioni di carattere generale. Quello che emerge evidente è una frattura netta tra le note introduttive e gli articolati. Le note introduttive, sono orientate da un condizionamento ideologico esplicito, i secondi meno, per evitare la trappola della Corte Costituzionale. È un approccio inquinato dall'ideologia proprio nel campo legislativo, che invece, lo sappiamo, richiederebbe il massimo dell'obiettività analitica e soprattutto dell'imparzialità. Dov'è questa distorsione ideologica? È nel postulato che considera esclusivamente la donna vittima di violenza ed esclusivamente l'uomo carnefice, evitando accuratamente di prendere in considerazione sia il fenomeno inverso, sia l'eventualità che le denunce presentate siano prive di fondatezza. Quindi sono due gli argomenti che tratto in pochi minuti. Uno, la discriminazione di genere, quando il genere discriminato è quello maschile, e due, le accuse strumentali, le accuse false. Etichettare il DDL come contrasto alla violenza contro le donne include quindi concettualmente non solo gli uomini adulti, ma anche anziani, minori, disabili, famiglie arcobaleno e comunità LGBTQ. L'unico concetto, a mio parere, giuridicamente sostenibile è persona vittima di violenza, quindi persona meritevole di pari dignità e pari garanzie di tutela, che sia praticante, ateo, laureato, analfabeta, ricco, povero, benestante o indigente, e ovviamente anche uomo o donna. Qualsiasi discriminazione è francamente inaccettabile. Una legge non può nascere da discriminazioni di genere più o meno occulte. Saranno poi riscontri annuali a dire se della nuova tutela normativa usufruiscono milioni di donne e solo una manciata, solo poche decine di uomini. Ma non può nascere una norma selettiva già alla fonte su una discriminazione sessista, e si tratta di un principio insostenibile sotto il profilo logico, prima ancora che giuridico e costituzionale. Conosciamo poi lo slogan politicamente corretto: le vittime femminili sono di più, ma il fattore numerico per il legislatore è irrilevante. Sarebbe folle per chiunque sostenere che non serve occuparsi dei diritti degli omosessuali perché gli eterosessuali sono di più, come sarebbe folle sostenere che non bisogna occuparsi dei diritti dei disabili perché i malnotati sono di più. Bene, questo principio folle è valido solo per la violenza. Non serve occuparsi, non serve legiferare per le vittime maschili perché quelle femminili sono di più. La violenza viene agita secondo dinamiche complesse che prescindono dal genere di autori vittime. La violenza in sé non può essere di genere. Le uniche ad essere realmente e concretamente di genere sono le contromisure istituzionali. Le accuse strumentali, vabbè, già ho sentito chi mi ha preceduto ha parlato di un report delle operatrici giudiziarie, che già 11 anni fa, su un report depositato anche proprio sul sito del Senato, lamentavano una percentuale che oscilla tra il 70 e il 90%, quindi una media dell'80% a seconda delle procure, di accuse costruite a tavolino. Con la struttura che dirigo, CSA, Centro Studi Applicati, nel biennio 2016-2017 abbiamo di nuovo fatto un'analisi del genere, incrociando i dati provenienti dal Ministero dell'Interno, Ministero di Giustizia, relativi al numero di denunce presentate e alle condanne passate in giudizio. E la percentuale saliva, era prossima al 90%. E i dati contenuti nelle note introduttive del DDL 2530 vanno anche oltre, si arriva al 95% di infondatezza delle accuse, al quale corrisponde tra il 4 e il 5% di condanne passate in giudicato. Quindi, negli anni la percentuale di infondatezza delle accuse abbiamo visto che è di gran lunga prevalente, eppure invece di suscitare allarme il fenomeno viene sistematicamente ignorato. La politica, in merito a questo fenomeno macroscopico che dovrebbe essere preoccupante delle false accuse, si trova di fronte a tre possibili scelte. Uno, fingerlo di ignorarlo, fingendo che non esista. Due, creare per tutare, non dico di eliminarlo perché sarebbe impossibile, ma almeno di contenerlo, o tre, creare delle corsie preferenziali addirittura per incentivarlo. Bene, sembra che la scelta, non saprei dire fino a che punto consapevole o meno,
sia caduta su questa terza strada, perché ascoltiamo il mantra believe woman, devi credere alla donna, che viene propagandato a qualsiasi livello istituzionale. Ogni donna che denuncia deve essere creduta, la casistica che dimostra il contrario non possiamo dimostrarla in questa sede con questi pochi minuti. Comunque non so se non ci si rende conto, si finge di non rendersi conto che creare dei vantaggi economici, logistici e relazionali per chi si dichiara vittima di violenza costituisce un incentivo a denunciare, a prescindere, indipendentemente dalla fondatezza delle accuse. Non mi è mai capitato di sentire le tre ministre firmatarie del DDL, né esponenti governativi o parlamentari, neanche le responsabili della enorme rete dei centri antiviolenza prendere ufficialmente posizione contro le false accuse o manifestare almeno la volontà di porre un rimedio, ma pure è importante perché sono proprio le persone che dovrebbero prendere in carico chi le violenze le ha subite davvero. Ricordo il parere tecnico di prima, indagare su un 80, un 90, un 95% di false accuse distoglie tempo, personale e risorse dall'indagare sulla percentuale minoritaria di casi reali che purtroppo esistono ed è gravissimo che esistano. In conclusione, confermo il rammarico per il substrato ideologico, per l'humus ideologico dal quale prendo guida il DDL in esame. Ricordo ancora a me stesso, prima ancora che agli altri, che ogni impegno legislativo richiederebbe una cristallina imparzialità. Questi DDL imparziali non lo sono. Non lo sono nelle misure in cui rifiutano di affrontare il problema della violenza nella sua globalità. Grazie.